disciplina sovranazionale, per quanto riguarda la nostra attività, ha, come dire, imposto di porre attenzione a due profili. Il primo è quello dell'elevata specializzazione che deve avere a questo punto il magistrato, magistrato del pubblico ministero in particolare, nel primo approccio a queste vicende nel corso delle indagini. E da questo punto di vista, noi già a Roma avevamo un gruppo di pubblici ministeri specializzati e abbiamo, oltre ad approfondire questa specializzazione, abbiamo esteso la specializzazione anche alle forze dell'ordine. Cioè abbiamo chiesto che sul tutto il territorio romano i rappresentanti delle forze dell'ordine a livello centrale, dove in realtà già c'era, ma soprattutto a livello territoriale, quindi singoli commissari, singole stazioni dei carabinieri, eccetera, avessero dei referenti specificamente formati per la trattazione di questi procedimenti. E poi abbiamo istituito un turno di reperibilità, 365 giorni l'anno, di PM specializzati nella trattazione di questi procedimenti, di modo che quando capita una cosa di questo tipo, quindi un reato che ha in particolare vittime minori, ma anche vittime maggiorenni, abusi nei confronti di donne, abusi intrafamiliari, eccetera, la polizia giudiziaria che opera sul territorio, oltre ad avere il proprio referente specializzato nella materia, possa immediatamente prendere contatto telefonico, anche a notte fonda, con un pubblico ministero competente sulla materia, in modo tale da poter instradare subito le indagini nel modo migliore. L'altro tema che pure pone la Lanzarote è quello della particolare attenzione che bisogna mettere nell'acquisizione di informazioni da parte del minore e quindi l'audizione del minore, sia esso, come dire, testimone, ma soprattutto quando questo è vittima. E chiaramente questo richiede un know-how particolare, richiede la collaborazione con altri saperi, richiede anche, come dire, dei protocolli, richiede anche degli ambienti, perché chiaramente è un disagio per il minore essere convocato in un commissariato piuttosto che in una stazione dei carabinieri, ma anche nella stanza di un pubblico ministero. Per questo ci siamo dotati, con chiaramente la collaborazione dell'intero ufficio che ha messo a disposizione i fondi, con partecipazione anche economica dell'Associazione Nazionale Magistrati, di una sala specificamente costruita secondo queste esigenze. Si tratta di una sala che è arredata non come chiaramente un ufficio giudiziario, ma come invece un ambiente più vicino ai minori, quindi sostanzialmente come una cameretta per minori, che è microfonata e ampiamente coperta dai sistemi di videoripresa a circuito chiuso, che è affiancata da un'altra stanza che è collegata, oltre che con tutti questi sistemi di ripresa audio-video, anche con uno di quei vetri opachi che non consentono, diciamo, a chi si trova nella stanza di vedere le persone presenti dall'altra parte, ma dall'altra parte invece consentono di assistere alla scena anche direttamente, non solo tramite le telecamere. E questo è, tra l'altro, una struttura che ormai funziona, appunto, è stata inaugurata subito dopo l'entrata in vigore di Lanzarote, funziona ormai da tanto tempo, un paio d'anni, e purtroppo viene utilizzata quasi tutti i giorni dell'anno per svolgere attività di questo tipo. Dico purtroppo perché chiaramente vuol dire che più viene usata e più sono i minori vittime che purtroppo dobbiamo sentire utilizzando questa struttura, che però, diciamo, facilita molto la nostra attività proprio perché mette a proprio agio il minore in questo momento anche molto difficile. La collaborazione tra psicologi e magistrati è imposta dal legislatore sovranazionale proprio con la Convenzione di Lanzarote, che prevede che in tutte le volte che deve essere sentito un minore vittima, il magistrato debba essere, o la polizia giudiziaria, o il giudice, debbano essere affiancati da uno specialista, quindi uno psicologo o uno psichiatra dell'età evolutiva. E questo, come dire, chiaramente è stato, come dicevo prima, tradotto in prassi operativa da subito, anche, vi dicevo, attraverso quelle dotazioni tecniche di cui parlavo. Chiaramente è un rapporto virtuoso perché le due competenze si completano. Lo psicologo ha innanzitutto la funzione di preparare il minore all'incontro con il magistrato o con la forza di polizia, quindi ha una funzione di accoglienza che, come dire, già è preparatoria all'abbassamento, diciamo così, di quelle resistenze, di quei filtri psicologici che potrebbero, come dire, indurlo a
non rapportarsi completamente o in modo pienamente fiducioso con l'autorità giudiziaria. Poi lo psicologo partecipa all'audizione con il pubblico ministero, questa volta si decide chi dei due porge le domande e quale tipo di collaborazione, ma sicuramente la sua presenza è sempre attiva e operativa. E poi c'è una fase successiva. Una volta che il minore è andato via, chiaramente è un supporto insostituibile per il pubblico ministero per valutarne appieno come dire, la portata, del contributo. E quindi poi, finita, diciamo così, l'incontro col minore, discutere col consulente se rimangono delle zone di opacità, se ci sono dei profili di inattendibilità, se ci sono dei profili oltre al linguaggio verbale che tradiscono invece degli aspetti ulteriori, rivelatori di sofferenze o di patiti abusi e così via. È chiaro che tutto quello che è virtuoso può eventualmente non esserlo nella misura in cui non ci fosse, cosa che però devo dire noi non abbiamo riscontrato, un buon rapporto di collaborazione o un buon affiatamento. È chiaro che due saperi sono, come dire, interconnessi nella vicenda e quindi devono anche le persone avere la capacità di ben collaborare. Se c'è, come dire, scarsa comprensione dei ruoli reciproci o, come dire, confusione di ruoli o conflittualità addirittura tra ruoli, e ciò evidentemente non è possibile. Noi a Roma, per evitare, come dire, le possibili storture di questa collaborazione, abbiamo da tempo istituito un albo di psicologi e psichiatri dell'età evolutiva che collaborano con noi e facciamo delle riunioni periodiche, diciamo almeno 2 volte l'anno, ma anche più spesso, ci sono degli incontri tra tutti gli psicologi e i psichiatri iscritti all'albo e i pubblici ministeri che lavorano ai singoli procedimenti nell'ambito del gruppo. Ed è l'occasione per conoscersi meglio, per approfondire profili teorici e pratici relativi alle prassi che seguiamo. Con questi accorgimenti io ritengo che il rischio di storture o di aspetti negativi non vi siano e si residui soltanto, come dire, l'aspetto virtuoso di questo passaggio normativo che si traduce, secondo noi, in una prassi operativa assolutamente efficace e estremamente positiva.